Quando lo Stato della Puglia ci ha chiamati per servirli, non ci siamo tirati indietro ricordandoci a quello a cui abbiamo dedicato la vita, no? Cioè aiutare il prossimo. E adesso la Puglia ti ringrazia per quello che hai fatto? A noi ci stanno dando un bel servito. Il suo collega parla di ben servito, lei si sente utilizzato e adesso gettato via? Non è che mi sento utilizzato o gettato, siamo stati proprio buttati come spazzatura in questo periodo. Stati chiamati eroi, angeli delle persone. C'è gente che si è ammalata, gente che è morta. A questo punto mi chiedo come mai nessuno si è messo la mano sulla coscienza per poter dire che queste persone hanno dato il massimo e mo non ci servono più. Vogliamo anche ricordare che comunque alla fine siamo anche noi idonei di questo fatidico, se non che fatiscente concorso. Sono oltre 800 gli operatori sociosanitari delle 6 ASL pugliesi a cui non sono stati rinnovati i contratti scaduti il 31 gennaio ed ora i sindacati chiedono alla Regione di intervenire affinché si eviti un conflitto tra lavoratori precari da un lato e i vincitori, gli idonei del concorso, dall'altro. Persone che stanno manifestando oggi sono state assunte dalla prima pandemia, cioè quindi verso febbraio-marzo. Loro non rientrano, diciamo, nel fatto che devono andare a casa loro per poter assumere quelli idonei. Gli idonei hanno diritto nel momento in cui la ASL di Lecce, questo è chiaramente un nostro parere del sindacato, hanno diritto nel momento in cui la ASL dovesse oggi chiamare OSS perché ha bisogno, quindi ha l'obbligo di andare di prendere da quella graduatoria. Questo obbligo per queste persone non c'è, anche perché prima della campagna elettorale sono stati esaltati sia dal Presidente della Regione, sia dal Direttore Rollo, sia da tutte le autorità che l'hanno considerato eroi. Vi sentite presi in giro quando vi chiamano eroi? Sì, sicuro. È stato breve il nostro essere eroi per loro. Noi